E in questo video rispondo a una domanda che mi è stata fatta proprio sul canale qualche giorno fa riguardante il conto Forex Zero Spread. Io non sapevo che esistessero questo tipo di cose, però voglio partire da un passo indietro. Negli anni ho visto tantissime trovate di marketing, come per esempio i vari bonus: se si apriva un conto ti davo il bonus. Ti faccio operare con più soldi, alla fine non era vero, tutte queste cose qua. I broker, per poter vivere, devono guadagnare delle commissioni. Quindi il broker in generale, che sia un forex broker o che sia un broker su azioni o su future o su quello che è, comunque deve avere una fonte di guadagno, perché altrimenti non farebbe il mestiere del broker. Il conto zero spread, ho guardato un po' in giro chi lo propone. È praticamente un conto che a livello così di marketing è molto intrigante perché provate a pensare, io propongo un qualcosa a zero, gratuito. Come dire, io vendo il mio prodotto, zero. Io vendo il mio servizio, zero. Ti vendo un gelato, zero. Ti vendo un telefono zero, tutto zero. Oggi il marketing è spietato, in internet ancora di più, però dobbiamo stare un pochino all'occhio e capire e non farci, tra virgolette, così abbagliare da un modo di dire e basta. Quindi andiamo a capire questo conto zero spread cos'è. E soprattutto se necessitiamo di questo tipo di cosa. Allora, guardando un po' in giro, ho notato, ho capito che a parte le truffe che ci sono, quindi chi vi propone addirittura zero spread, zero commissioni, che vabbè, questo sta veramente sta, non sta neanche in cielo né in terra, e poi c'è il conto zero spread che però ha le commissioni. Stiamo sempre parlando di Forex. Quindi vado a vedere, cerco di capire quanto è e si vede che alla fine del gioco, quando io lavoro con un conto a zero spread, ho delle commissioni che per ogni lotto che vado a tradare, andata e ritorno, quindi quando acquisto e quando esco, quando vendo e quando esco, alla fine spendo tra lo 0,6 e lo 0,8 pip nel momento in cui entro, a livello commissionale. Quindi conto a zero spread, Forex a zero spread, conto Forex zero, quella roba lì. Praticamente non si paga lo spread o si paga minimo, però poi c'è la commissione. Se andate a vedere quanto vale la commissione è praticamente mediamente, quando è meno, tra lo 0,6 e l'1 punto di spread in realtà. Quindi, se io ho un broker che su euro-dollaro mi fa pagare 1 punto di spread, facciamo l'esempio che io entro con 100.000 dollari, quindi ho una posizione da un lotto standard, quindi 100.000 dollari sul mercato, che con il mio broker pago 0,6 di spread sull'intera posizione, 0,6, quindi nel momento in cui io entro pago 6 dollari di spread, il conto zero, questi conti zero che ci sono in giro, si paga tra lo 0,6 e l'1, c'è chi. Perché? Perché facendo due conti viene fuori che poi la commissione che paghi per ogni lotto venduto, alla fine quando compri e poi quando chiudi l'operazione, va da tra i 6 dollari e i 10 dollari. E quindi cosa abbiamo capito? Abbiamo praticamente questi bravi del marketing, bravi tra virgolette, ci hanno venduto un conto a zero spread, quindi a zero commissioni, ma con la commissione che alla fine vale a volte anche di più. Per esempio, di quello che utilizzo io, che è circa lo 0,6 sull'euro-dollaro e comunque sempre su dei livelli molto minimi sulle altre valute in dollaro, col dollaro americano. E quindi alla fine ci siamo fatti abbagliare da questo marketing conto zero, il bonus, tutte queste cose qua. E poi alla fine andiamo a pagare uguale o addirittura di più con un altro broker. E tra l'altro, voglio mettere l'attenzione su che cosa? Che questi broker poi. Noi stiamo guardando quanto spendiamo, che è giusto, perché comunque la spesa nel trading, quindi il fattore commissionale, il fattore spread è importantissimo, quindi va bene andare a capire anche quanto andiamo a spendere, anzi è fondamentale.
ma anche capire chi abbiamo come broker, perché il broker poi è il nostro intermediario, diciamo che è un po' il nostro socio, noi dobbiamo avere i soldi, dobbiamo essere sicuri che quei soldi siano tranquilli, sono in sicurezza, quindi il broker deve essere, diciamo, il mio socio, non deve essere un qualcosa dove io metto i soldi e non so neanche dove li ho messi, in chissà che paradiso fiscale o in chissà quale isola strana, ok? Quindi prima dello zero, conto Forex zero, queste cose qua, andiamo a vedere chi è la nostra controparte, chi è il nostro, colui con cui lavoriamo. Colui che gestisce i nostri ordini sul mercato e che ha i nostri soldi depositati, perché è importantissimo. Dove ha la sede? Che storia ha? Ha tutte le, come dire, le regolazioni, le regolamentazioni, scusate, del caso? Ecco, queste sono prima di tutto, prima del costo. Poi il costo è importante, andiamo a vederlo, ma non fatevi così abbindolare da questi conti zero spread, Forex zero. Ce n'è qualcuno in giro visto adesso che mi avete dato questo input, ecco, andate a vedere bene, poi fattore commissionale alla fine pagate uguale, se non di più, ok? Quindi il trading gratis non esiste, i broker necessitano giustamente della loro commissione, che ovviamente va guardata, va osservata e va anche pianificata poi nell'ottica delle varie operazioni che si fanno durante l'anno per capire quanto andiamo a spendere. Ma attenzione a chi vi vuole vendere una cosa che in realtà è solo marketing. Questo è quello che volevo, diciamo, poi alla fine sottolineare. E questo è un po' in tutto, perché avete visto anche come ci approcciamo noi alla formazione e alla didattica nel trading. Potete dire tutto, ma sicuramente non che stiamo facendo il marketing, questo tipo di marketing che vi vuole vendere una cosa dicendovene un'altra. Non esiste. Ok, ci dicono le realtà come stanno, i broker vanno pagati la loro commissione, il giusto, quello che è, ok? E le cose a zero, il gratis, ragazzi, sono tutte fregature. Bene, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, ciao, alla prossima.